in nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e volontà della nazione, Re d'Italia. La Corte d'Assise di Catania ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento a carico di Casaccio Neli, del Fu Salvatore e della Fu Mazza Rosaria, imputato d'omicidio premeditato per avere, la notte del 7 maggio 1868, ucciso con un colpo d'arma da fuoco in località Margitello, Criscione Rocco. La Corte d'Assise di Catania, visti gli articoli 480, 482 del Codice Penale e 206, 208, 209 del Codice di Procedura Penale, dichiara Casaccio Neli colpevole del delitto ascrittogli e lo condanna alla pena di anni 15 di reclusione. No! Sono innocente, non sono dinanzi a Cristo, sono innocente! No, no, è innocente! È un padre di quattro figli! È innocente! Non ha fatto niente! Eccellenza, salvatelo! Fatti la grazia! E che sorrisi! La grazia solamente il re! Oh, non ha fatto niente! Non ha fatto niente! Neli! Neli! Poveri figli me! Poveri figli me! Che casa rovinata, poveri figli me! Che casa rovinata! Merito dell'avvocato Aquilante, è stato bravissimo. Ma che bravissimo, il mio compito non era poi molto difficile. Non posso fare altro per voi. L'assassino è stato punito. Rocco Criscione era vostro marito, ma era anche il mio fattore. Il mio braccio destro. E io lo piango quanto a me. Andiamo. Di eloquenza quel pubblico ministero. Ha tappato la bocca all'avvocato della difesa prima ancora che incominciasse a parlare. Gelosia, forza irresistibile, e allora chiudiamo le prigioni e lasciamo ammazzare la gente. Qui ci troviamo di fronte a una premeditazione di lunga mano, signori giurati. L'avvocato della difesa boccheggiava. Uno spettacolo. Bisogna dire che un bel colpo gliel'aveva dato pure il nostro Aquilante, un colpo da maestro, eh? E che gli restava da dire all'avvocato della difesa? Processo di indizi, testimonianze vaghe, ho sentito dire, mi hanno detto, la libertà di un cittadino! un'ora e mezza ha parlato, mi sembrava un pupo, batteva i pugni e sul tavolo. Risultato? 15 anni di galera. Complimenti! Complimenti. Lo hanno condannato a torto. E che ne sapete voi? Io la penso così. E chi ha ammazzato Rocco Criscione? Non l'ho ammazzato Neli Casaccio. E chi allora? Ha parlato Seneca. E il giudice istruttore?
E il presidente della corte, i giurati, tutti bestioni. È provato che Rocco Criscione insidiava la moglie di Neri Casaccio. Ed è provato che Neri Casaccio l'aveva minacciato di morte. Se Rocco Criscione non smette, gli faccio fare una fiammata. Più volte lo disse. E c'è la testimonianza di Rosa Stanga, Michele Stizza e della stessa moglie di Neri. Gli faccio fare una fiammata. Ma dico io, signori miei, cosa andiamo cercando di più? La mattina era passato da Margitello con la scusa di andare a caccia. E c'è pure la testimonianza del Bovaro. Se volete, compare, questa sera ci facciamo la strada insieme. Così disse Neri Casaccio. No, compare, non vi scomodate, la mia mula conosce la strada. Con lei potrei andare anche all'inferno. In paradiso dobbiamo andare, con l'aiuto di Dio, disse Neli. Il Bovaro non ha saputo riferire se il significato di quelle parole sia stato semplice, naturale, o con qualche accento d'ironia. Ma, signori miei, l'ironia è indiscutibile. Neli parlava del paradiso per non dire apertamente ti manderò io all'inferno questa notte. E perché lo avrebbe fatto? Rocco Criscione aveva smesso di insidiargli la moglie. Ha detto lei stessa. Si era calmato. Non mi infastidiva più. Bestialità sono queste. Anche la moglie di Rocco l'ha testimoniato. Agrippina Sonno. Rocco Criscione era un gran cacciatore di donne. Aveva tutto quello che voleva. Quando ha capito che con la moglie di Nero non c'era nulla da fare, ha cambiato strada. Questo è un errore giudiziario. E non è il primo. Ma dico, ma perché me lo buttate in faccia così? Che l'ho fatto io il processo? Che l'ho condannato io a Nelly Casaccio? La parola è libera, no? Ah sì? E perché non siete andati a raccontarla al giudice? Vi dovreste vergognare. Lasciare condannare un povero innocente. Ma senso! Ma signor segretario è questo? Io dico quello che mi pare e che mi piace. Ci sono le prove, ci sono. Si sono sbagliati, non si sono sbagliati. Ma che me ne frutta a me? Errore giudiziario, già. Ma per gli assassini che commettete voi medici c'è sempre l'impunità, eh? Ma che cosa si preferisce? Dice sempre no quando gli altri dicono sì. Ma che cosa ve ne importa di quello che dice il dottor Meccio? Noi la pensiamo come voi. È un presuntuoso. Tutti ci siamo resi conto dell'offesa che vi è stata fatta con l'uccisione del vostro fattore. E tutti ci rallegriamo con voi per la vostra bella vittoria. Alla vostra salute, signor Marchese. Alla vostra alla salute. Salute. Alla salute del Marchese carissimo. Alla salute, signor Marchese. Grazie. E anche dell'avvocato Aquilante. Se lo merita, se lo merita l'avvocato. Cugino. Sono 3 anni che noi ci guardiamo in cagnesco. Perché? Per un pregiudizio. Io sono veramente lieto di questa bella occasione che mi permette di potervi parlare col cuore in mano. La colpa è vostra. Siete scomunicati e lo sapete. E fate vivere in peccato mortale pure quella poveretta di mia cugina che ha consentito a sposarvi soltanto in municipio. Oh. Ecco, lo sapevo. Perché un prete non ci ha buttato addosso 2 gocce d'acqua salata, suo padre l'ha rinnegata e non la vuole vedere nemmeno da lontano. E tutta la famiglia ci tiene al bando. Caro cugino, lo sapete che c'è? Che noi qua ancora siamo rimasti mezzi barbari. E allora io vi dico che scomunicato come sono, sto benissimo. L'anima. E penso che non c'è nessun motivo perché voi e io non dobbiamo andare d'accordo. Alla vostra vittoria. Di tutto cuore, caro cugino. Ballava il tavolo, credete? Grazie. Cugino. Signora baronessa,
mi manda Gesù Cristo. Gesù Cristo vi manda da me un po' troppo spesso, caro Don Silvio. Si rivolge alle persone che possono fare la carità e la fanno volentieri. Vengo a raccomandarle quella meschinedda, la moglie di Nelly Casaccio. Muore di fame, signora baronessa, ida cucquaccio picciridie, e giura che suo marito è innocente. Innocente non so, ma certo non è il solo colpevole. Manderò un sacco di grano, anzi di farina. Dio glielo renda tra 100 anni in paradiso, signora baronessa. Vorrei che Dio me lo rendesse un poco anche in questo mondo. Gesù Cristo si ricorda dei poveri affamati, ma dimentica le corone di spine che abbiamo noi ricchi. Quando mio nipote si è tolto di casa quella Solmo gliel'ha data al suo fattore, mi ero messa il cuore in pace. Vi ricordate quante messe di ringraziamento vi feci dire, Don Silvio? Sì, signore. Ecco che le ammazzano il marito e siamo punte da capo. Quella là con le sue male arti gli sta di nuovo attorno. E lui pazzo com'è, come tutti noi Rocca Verdina del resto. È capace di ricascarci. Lo sapete che non ci dormo più a pensarci. Accettiamo le pene che Dio ci manda e sia fatta la sua volontà, signora baronessa. Qua la volontà di Dio non c'entra. Dio non può permettere certe enormità. Non può volere che la figlia di una coglie olive diventi marchesa di Rocca Verdina. Lo sapete bene anche voi che se non c'ero io se la sposava. Ma dove siamo? Pares cum paribus. I pari coi pari. Non ha detto così il Signore? Veramente siamo tutti uguali davanti a lui, signora baronessa. Non dite spropositi, Don Silvio, che uguali uguali. Gesù Cristo ha voluto nascere da una madre di stirpe reale, discendente di Davide. San Giuseppe il falegname non fu che il padre putativo. Non è vero, eh? E allora, diteglielo voi a Gesù Cristo che si ricordi un poco anche delle mie pene. Io sono più peccatore degli altri. Oh, voi fate penitenza per tutti. A voi vi ascolta. Diteglielo. Diteglielo. Glielo dirò. Ma intanto chi s'aiuta, Dio l'aiuta. E io non intendo rimanere ad aspettare la tempesta. Ricomincia lei. Ricomincio io. Gliela vedremo. È di là che aspetta. Ora viene. No, no, anzi. Ho piacere che siate testimoni. Che comanda, Voscenza? Non comando niente. Sedete. Figlia mia, parliamoci chiaro. Se immaginate che vi possa riuscire ora quello che non vi è riuscito l'altra volta, vi sbagliate. Che cosa, signora baronessa? Fingete di non capire, eh? Qua ve lo dovete segnare. Sulla fronte. C'è chi tiene gli occhi aperti e vi sorveglia. Io non vi accuso per quello che è accaduto prima. La miseria. La giovinezza. Forse manco capivate il male che facevate. E difatti, poi, vi siete comportata quasi da donna onesta. Ma il marchese ha fatto il suo dovere e non vi deve più niente. Siete ricca ora con la dote che vi ha dato. E allora che vi siete messi in testa? Che andate cercando? I titoli? Il casato? Questo vorrebbe dire che quello che dice la gente è vero. E che dice la gente? Lo sapete benissimo. Dice che a vostro marito l'avete fatto ammazzare voi per essere di nuovo libera. Io!
Morta subitanea come vale male. Io, Vergine Santissima, io, mi venisse a dire in faccia. Voi che siete servo di Dio, come se fossi in punto di morte, farla ammazzare io. Ma chi lo dice? Se c'è Dio in cielo. Figlia mia, Vergine Santissima, io non c'ho più nessuno al mondo, Don Silvio. Ora mi accusano di questa infamità e anche chiedo aiuto. Non abbiate fiducia in Dio. Ma se il Signore mi voleva aiutare, non mi levava mio marito. No, figlia mia, calmatevi. Non me lo levava mio marito. Io non ho mai sentito dire. Non me lo levava. Sono cose gravi. Non me lo levava. Baronessa, sono accuse gravi. Ci sono donne che sono capaci di tutto. Andate, andate. E attenta a quello che fate. Dov'è il marchese? Ma santa cristiana, lo sapete che non vi vuole. Lasciatemi entrare, mamma, grazie, dov'è? Ma griderà, se la prenderà con me. Glielo dirò io, sono in porta di porto, dov'è? Non farmi passare, dov'è? Mai. Lasciatemi io... entrare, mamma, grazie, glielo dirò io. Oh, santa cristiana, ma perché mi dovete tormentare così? Dov'è? Mi ascolti, coscienza. Farà poi quello che vuole, ma mi ascolti, per carità. Che vuoi? Che viene a fare qui? Vai, vai. Ti ho detto che qui non devi mettere più piede. Dai, parla. Parla, spicciati. Allora, magari coscienza crede quello che mi ha detto la signora baronessa. Che c'entra mia zia? Che storie sono? Dice che ho fatto ammazzare io mio marito, me l'ha buttata in faccia. Eppure coscienza lo pensa. Che te ne importa a te di quello che penso o non penso io? Allora se lo pensa, perché non mi denunzia? Mi faccia condannare a vita al posto di quel povero Nelly Casaccio. Meglio se fosse stato così. Perché coscienza dice così? Che ho fatto? Intendo dire voscenza. Se voscenza mi vuole rimproverare, io sono qua. Sono la sua serva. Me lo dica, che ho fatto? Anche prima che mio marito fosse ammazzato, voscenza mi guardava con gli stessi occhi. E io mi tormentavo. Che vuole dire? Che pensa? Io ho adorato voscenza come si adora Gesù Cristo. Mi ha preso dalla strada. Mi ha voluto bene, mi ha riempito di benefici, tutto. Però nessuno può dire quello che ho sofferto quel giorno che voscenza. Come se io fossi una pezza da buttare. Devi prendere marito, il marito che ti do io. Ma che ombra potevo dare io a voscenza? Ma voscenza ha comandato. E io ho obbedito. Domani devi andartene di qua. Dopo 10 anni. Ho obbedito, devi giurare. Ne hai giurato. E anche lui ha giurato. Tutte e due avete giurato. Sul crocefisso. E voscenza ha ragione. Voscenza può riprendersi tutto. Non avrei mai creduto di vedermi gettata. Ma perché? Eh? Perché?
ho voluto bene. In coscienza a me. Anche quando la ripetevo, mi lasci stare. Mi lasci stare. Via, via. Via! Faccia le mani, eccellenza! Se non piove è una disgrazia, eccellenza! Dio pare che ci abbia dimenticato! Abbiamo dovuto dare il foraggio alle bestie! Per questo, voscenza, li trovo un po' magre! Di tutti i pascoli che ho fatto seminare, nemmeno un chicco si trova, niente! Però non si può dire che stanno male le bestie, per adesso. Certo che se il buon Dio ci regalasse un po' d'acqua, io non ci dormo la notte, eccellenza. Mia moglie me lo dice sempre, manco se fossero tue le bestie. Ma chi non ha fieno rischia di farle morire le bestie. Per fortuna noi l'abbiamo. È vecchio, l'ho fatto riparare. Vede, voscenza, lì manca un pezzo. Il fabbro mi dice basta. Che... Eccellenza, eccellenza! Perché voscenza deve venire un po' più spesso qui. Come voscenza faceva prima, quando c'era il povero Rocco Bonanima. Creda, voscenza, tante volte, così, da solo, non mi so decidere. Farò bene. Farò male. L'occhio del padrone ingrassa... La chiave del piano di sopra. Eccellenza, sì. Non c'è entrato più nessuno da quando la vedova del povero Rocco se n'è andata, dopo la disgrazia. Vuole che l'accompagno? Non serve, vado da solo. Che fai, non mangi? Non ti senti bene? No, niente, pensavo. Non trovo certe carte. Giù ce n'è una catasta. Ti do la chiave. Adesso vado a prendere. No, no, me la darei domani. Giù non c'è entrato più nessuno da anni.
bisogna farci pigliare un poco d'aria. È pieno di topi. Domani scendo, apro e se tu ci vuoi andare, ci puoi andare. Figlio mio, i topi sono una cosa impossibile. Grosse come a tante carte. Così io puoi una cosa. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora per l'ora della nostra morte, così sia. Dio ti salve. Che vuoi? Che c'è, che vuoi? Che c'hai, figlio mio? Non ti senti bene? Da quando è morto il Domeschino non mangi più, non dormi più. Senti, se ti tormenti per quella, richiamala, ripigliala. Io ci faccio di serva come a prima. Te l'ha detto lei di dirmelo? Ah no, povera cristiana, questo no. Se viene ancora qui, caccela, hai capito? Non la voglio vedere più, mai più, caccela! Scusami, figlio, sono una vecchia stonata. Non saccio che dico. Dormi. Dormi tranquillo, dormi. Questa era una cosa che si doveva fare già da anni fa. Si dovevano chiudere i sentieri, alzare i muri e così non c'è più nessuno. 100 lire! 100 lire, non lo venite a dire così, ma che l'avete presa per fighi secchi? Volete scommettere che chiudo i sentieri e non mi faccio più entrare? E ci dovete andare in pallone nella vostra terra da 100 lire. Dico, lo volete capire sì o no che state in mezzo alla mia terra? Ma voscenza, io ero là fino a quando i terreni attorno erano di altri proprietari. Che colpa ne ho io se poi voscenza se l'ha comprato? E adesso volete approfittarne, eh? Mi volete prendere per il collo e volete che mi paghi a peso d'oro quei 4 sassi. Ma è il mio pezzo di maggiatello. Effettivamente, effettivamente, avvocato, 4 sassi, 4 sassi. Chi poco ha, caro tiene, eccellenza. Ho consumato la mia vita sopra quella terra. Gli alberi l'ho piantato io, quella casetta l'ho frabbegata io con le mie mani. Ma se il marchese ve la paga, voi ne comprate un'altra, anche migliore. Ma non è più la mia terra, signor avvocato. Quel pezzo di terra era di mio nonno, e poi di mio padre, e doveva essere dei miei nipoti. E io non vi faccio piangere. Niente, domani mando a chiudere i sentieri. Avrei dovuto farlo già da un pezzo. E se non vi piace, fatemi causa. Morirete molte volte prima di averla vinta, se la vincerete. Ma eccellente. Zitto, compare Santi, parlo io. Posso fare un taglio, signor Marchese? La metà è anche troppo. Ma il signor Marchese non si dovrebbe approfittare, perché Dio non vuole. 70! Va bene, 70. No, eh? Con 70 lire voi comprate 3 volte più di terra. E invece state ancora a pensare. State ancora a discutere. Avvocato, parlateci voi. Scambiato la mia posizione. 70 lire, non può. Io non ne voglio sentire parlare più. Devo sempre arrangiare questi dell'ane. Lo vedi? Stamattina sì, c'è sempre. Ma così. Si aspetta un anno, si aspetta 2 anni, si aspettano 3 anni. E che aspettiamo? Signora Baronessa,
Non è che ora devo aspettare che mandi via tutti questi, eh? Ce ne stava mandando. Scusate, zio. Venite, venite, accomodate. E purché si è fatto subito, eh? Dal notaio subito, è 70. Come vuole coscienza, tanto è come se mi tagliassero un pezzo di cuore. E di agli altri di tornare domani, perché oggi ce n'ho abbastanza. Sì, signore. Avete inteso, tornate domani. Che tanfo, nipote mio. Non si respira qua dentro. E apri un po' la finestra. Ma che fa, mamma Grazia? Guarda, tre dita di polvere dappertutto. Fa quello che può, povera vecchia. Certo, bisogna che pensi a darle un aiuto. Polvere, sporcizia, dappertutto. E a quella lassù? Quella sconcia donna lassù, quando ti decidi a farla sparire, eh? Ma è l'Aurora, zia. È un'opera pregevole. È dello stesso autore che ha fatto gli affreschi della chiesa di Sant'Isidoro. Poteva coprirle certe parti, però. Non voglio neanche guardare. Certo, qua, caro nipote, così non puoi andare avanti. Questa casa diventa una grotta e tu ci vivi come un orso. Qua ci vuole una padrona di casa, te l'ho sempre detto e te lo ripeto. Una signora, non una... No. Ormai quella brutta storia è finita, se Dio vuole. E tu devi darmi retta. Ho altro per la testa, zia. Lo so, quella donnaccia. Sta a sentire. Tu conosci le mie intenzioni. L'unico erede maschio del Roccaverdina sei tu. E il mio testamento è già a mano del notaio. Non vorrei costringermi a farne un altro. Siete padrona del vostro come vi pare e piace. Ma io voglio che casa Roccaverdina continui a rifiorire. Perché ti ostini così? Perché non vuoi almeno rivedere Zosima? Ti ha sempre aspettato. Non ha disperato nemmeno quando eri tutto di quella donnaccia e davi scandalo a tenertela in casa. Ma zia! Zia, fra me e Zosima non c'è mai stato niente, nemmeno una parola. E a che bisogno c'era? Eravate così ragazzi tutti e due. Bastava guardarvi per capire che eravate innamorati. E lo aveva capito benissimo anche lei. Tanto è vero che quando gliene ho riparlato tempo fa, è diventata tutta rossa, poi pallida, e mi ha risposto, ormai sono vecchia. Vecchia a 32 anni. Lasciami dire. E è fine, delicata, una vera signora. Faresti la felicità tua e anche un'opera buona. Manco delle immagini in che condizioni vivono lei, la madre e la sorella dopo il tracollo della loro famiglia. Lasciami dire, sto parlando per il tuo bene. Gli è pure famiglia nobile quando la nostra. Gli è mai un lamento. Silenziosa, dignitosa, sempre vestita di scuro, come una vedova meschina. Zia, io ve l'ho detto, ho per la testa altre cose in questo momento. Gli affari, la campagna e poi Agrippina Sormo non c'entra affatto. Non me la voglio ricordare nemmeno più. Però non mi voglio mettere in casa una moglie, almeno per ora, ecco tutto. Testardo, testardo come un Roccaverdina. Ecco appunto. Però vi devo dire che avete avuto torto. Veramente torto ad accusare quella povera donna d'aver fatto ammazzare suo marito. È una calunnia e lo sapete. E sapete benissimo che non è vero. E che non ne sarebbe stata mai capace. È un'accusa ingiusta e cattiva. Senti che tono con me, eh? E poi dici che non te ne importa più niente. Vuoi a toccarla quella... Pazzo! Pazzo che sei! Ma che malia t'ha fatto quella là? Brava, brava, mamma Grazia. Hanno sempre fame, povere bestie. Certo, hanno a mangiare, sto bene. La mia pazzia sono questi qui, eh? Ma è una pazzia onesta la mia. E carità, non vizio o capriccio. Perché il cervello io ce l'ho a posto. E tu faresti bene a ripensarci. Matrimoni e vescovati dal cielo sono destinati. Vero, vero, ragione. Oh no, no, lasciate, lasciate, mamma Grazia. Puliscono loro. Mamma mia.
Vuoi che vengo pure io? No, no. Vado a dare un'occhiata. Se sono qui è perché non ce la faccio più. Dite. Dite, figlio. La Santa Vergine vi aiuterà. Dite tutto. Sedete, potrete parlare più liberamente. Una sera chiamai Rocco Criscione e gli dissi: devi sposare Agrippina Sol. Vivevo con lei da quasi 10 anni e sentivo che avrei finito per sposarla. E non dovevo, non potevo farlo. Sapevo che potevo contare sulla sua devozione assoluta e su quella di Rocco. E così chiamai Rocco e gli dissi: la sposerai, ma dovrai essere suo marito soltanto di nome. Non esitò. E rispose come vuole coscienza. Giuralo. E giuro. Ma è stato un gran sacrilegio. E poteva rifiutarsi. E anche lei poteva. E invece anche lei. Come vuole coscienza. Giurò anche lei. Sul crocefisso. Un gran sacrilegio. Al concubinato avete sostituito l'inganno a Dio e l'adulterio. Bisognava che mi fosse impossibile sposarla. Ma la volevo mia. Mia. Soltanto mia. Voi siete un santo. E queste cose non le potete. Se la sentivate così vostra, perché non l'avete sposata? Perché? Per un pregiudizio, per orgoglio. Sì, avrei dovuto.
opporsi. Ma era impossibile. Mai nella mia famiglia c'era stato un matrimonio simile. E non volevo essere io a imbastardirla. Però avrei dovuto capire che costringerle a vivere insieme tutte e due, giovani. Sì, lei veniva da me quasi tutti i giorni con la scusa del lavoro. Oppure andavo io da lei e nessuno sospettava che era ancora la mia amante. Ma poi a poco non era più la stessa. E anche lui non era come prima. Non correva più dietro le donne. L'ha detto pure la moglie di Nele Casaccio e si era calmato. Non la infastidiva più. E come mai? Perché? Non vivevo più. Quei due alle mie spalle, nonostante il giuramento. Osservavo, mi spiavo, io fingevo. Quando credetti di essere certo, così è stato e così l'ho ammazzato. Siete veramente pentito? Sì, padre. Del male che avete fatto? Sì. E dei gravi peccati che l'hanno preparato? Sì. Siete pronto a riparare il male che avete fatto? Sì, naturalmente. C'è un innocente che soffre per voi. Lo so, padre. Per colpa vostra. Lo so, ho aiutato la sua famiglia e continuerò a farlo. Ma non basta. Non mancheranno di niente. Bisogna liberarlo. C'è un solo modo, dovete denunciarvi. Io? Guarda, io sono disposto a fare qualunque penitenza, anche la più dura. Ma denunciarmi io, questo è impossibile. Non c'è che fare, figlio. Non c'è che fare. Per la vostra pace in questa vita e per la vostra salvezza eterna. Io come potrei assolvervi? Ma io mi sono confessato. Padre, io posso fare grandi elemosine ai poveri, beneficiare chiesa, opere pie, tutto quello che volete. Ma denunciarmi, io finire in galera, disonorare la mia famiglia. Non dimenticatevi a che cosa vi ha portato questo orgoglio umano. Dio è giusto ma è inesorabile e saprà vendicare l'innocente. Il pentimento non serve a niente se non si ripara il male fatto. Io non vi posso assolvere se rifiutate la riparazione. Si tratta di tutta la vostra vita. Assolvetemi, padre. Non posso, figlio. Sarebbe inutile.
Pensateci sopra e ritornate. Io ho parlato sotto il sigillo della confessione e voi non mi potete denunciare. Ho già dimenticato. Che il Signore vi aiuti. Non mi potete denunciare.